Signori e signori, un benvenuti al Pala Borrelli da parte di Giuseppe Capuano. È tutto pronto per quello che è un derby della pallavolo, un derby che si disputa per la prima volta in Serie B quest'anno, quello tra Fondi e Pallavolo Minturno. Chi vi parla è Giuseppe Capuano e accanto a me c'è Tiziana Palombi per quel che riguarda la parte tecnica e special guest solo ed esclusivamente di questa puntata ci sarà Aldo Conte per quello che è un derby, e le due compagini si sono presentate al meglio per disputare questo derby. Ci sono addirittura le maggiorette, non so se la nostra Tiziana Palombi l'ha già inquadrata, che scendono sul parquet a salutare le due formazioni. Due formazioni con gli stessi colori sociali, rosso e blu, sia Fondi che Minturno. Fondi è una neopromossa nel campionato di quest'anno, ma è una neopromossa di quelle terribili, che sta disputando un grandissimo campionato e nella parte alta della classifica, quinto posto. E Aldo, prima di tutto andiamo a presentare questo derby di oggi. Buonasera, buonasera spettatori. Beh, è la prima volta, Giuseppe, nella storia che Pallavolo Fondi e Minturno si affrontano in una Serie B nazionale. Noi andiamo innanzitutto a presentare le formazioni. Per quanto riguarda la Pallavolo Fondi, che gioca al lato destro della nostra postazione, maglia rossa e calzoncini blu, abbiamo uno Francesca Rosari, due Vanessa Petrella Libero, tre Rosanna Trocciola, ex di turno, quattro Federica Paccassoni, sei Valeria Cimoli, otto Rossello Imputato capitano, nove Simona Suarez che è ex di turno, dieci Marcella Alla, 11 Fabiana Federici, 12 Arianna Barboni, lo ricordiamo, giocatrice convocata da poco dalla nazione italiana beach volley, 17 Nadia Piacitelli e 18 Sveva Fondana. Allenatore Sebastiano Sapassano, vice allenatore Marco Saccucci, dirigente accompagnatore Armando Iacovelli. Per quanto invece la Pallavolo Minturno, il sessetto, diciamo, non cambia, perché iniziamo con Jenny Vacca numero 1, 3 Barbara Giordano, 4 Valentina Sazzano. Poi abbiamo col numero 12 Francesca Simeone, 6 Alessandra Caggiulo, 7 Valentina Colacicco che è capitano, poi il numero 9 Tiziana Mancini che è libero, 10 Iola Tagai, 11 Federica Montanaro, poi 5 Gabriella Mennella, 14 Valentina Rotondo, 16 Rossella Verde. Allenatore Roberto Ciufo, vice allenatore Claudio Migliaccio, mentre dirigente accompagnatore Bruno Procopi. Non c'è oggi praticamente Chiara Trocciola, quindi non vedremo il derby tra sorelle, Rosanna contro Chiara. Rosanna Trocciola, anche lei elemento del vivaio minturnese, in prestito quest'anno a Fondi, è stato uno di quegli elementi che lo scorso anno si fece notare in Serie B. Mentre tutto pronto per lo start six minturnese, accompagnato da quelle che sono le majorette dell'associazione I Nostri Sogni, un'associazione minturnese che quest'oggi accompagna le rossoblù. E vediamo lo start six che sarà composto da Vacca, Salzano, Gargiulo, Verde, Dacai e Colacicco, con Mancini che sarà il libero di questa squadra. Continuare a vincere, questo è l'obiettivo di mister Ciufo, che da quando ha assaporato la vittoria non si è più fermato. Due vittorie consecutive per il Minturno, che nelle prime giornate aveva raccolto solamente un magro bottino. Dopodiché la squadra minturnese ha cominciato a vincere, sono arrivate le vittorie prima contro il Nuova Serramanna qui tra le mura amiche di casa e poi in trasferta contro lo Spes Mentana. Il Minturno che così ha raggruppato praticamente 9 punti in classifica e proviene da due vittorie consecutive, mentre la Mazzocchi Fondi è quinta in classifica con 12 punti a disposizione e arriva però da un pesante capo, quello contro la capolista per 0-3 tra le mura amiche di Fondi. Sì, praticamente la sconfitta contro la Fiere Cagliari è dovuta che praticamente l'esperienza ne ha fatto da padrone, perché alla fine è successo che il Fondi era davanti, si è giocato a punto a punto, poi dopo, quando la giocatrice è più esperta, prende di mano la situazione, decide di fare 4-5-0 di parziale, si fa proprio favore 7 e non ce n'è per nessuno. Vabbè, è cosa risaputa, Aldo, che Cagliari sia una formazione di altra categoria quest'anno. Confermo quello che dice, anche perché a giocatrici hanno fatto anche la B1, qualcuno anche la A2, e diciamo ha preso un po' dal comprensorio di Cagliari, quindi un po' Serramanna, un po' la ex PGS San Paolo Cagliari. Ma abbiamo Jenny Vacca alla battuta, Giuseppe. Tutto pronto allora, il primo pallone di questa gara sarà Jenny Vacca ad attivare quella che è la partita. Subito la ricezione di Fondi, va a organizzarsi la squadra rossoblu
con la Cicco, ricezione un po' sbilenca in questo frangente, non è riuscita a muovere come voleva il pallone. Primo punto che arriva per le giocatrici ospiti, che possono andare così in battuta con Cimoli, che si presenta subito al fondo del campo. Mancini, la sua ricezione da Kai, va a far volare da questa parte verde, riesce a aprire le porte del muro, trae in inganno sia il libero Vanessa Perrella che la compagna di reparto, sarebbe la numero 12 Barboni, e subito il pallone va giù per quello che è subito il pareggio. Gargiulo non stilisticamente perfetto, infatti trova la banda, e Aldo, subito si stanno scrutando le due formazioni. Sì, subito praticamente con ora servizio va Sveva Fontana, l'anno scorso la giocatrice che ha vinto il campionato con il Cape, team neopromosso, team che ha affrontato il Mitun. Ora battuta da Sveva Fontana, sfondata Titti Mancini, Yolanda che in palleggio, Valentina Sazzano, perfora il muro di Rossella, quindi primo punto per la numero 4 del Mitun, ora c'è Rossella Verde al servizio. Verde in battuta, sarà lei a muovere il pallone in questo frangente. La battuta di Verde a spiovere, si organizza il fondi, va a sfondare di qua con Barboni, riesce a trovare Mancini, ma a trovare anche l'errore del libero che non riesce a rendere giocabile la sfera. Pallone giù, 2-3. Due squadre che vanno a rimpiattino per il momento, nessuno delle due riesce a scappare via. Pallone morbido ma che plana nella zona minturnese, con la Cicco non riesce a incidere con potenza. Tracciala, ex avvelenata, trova il punto per le Fontane, 2-4. Pallone che sarà da giocare ancora per la squadra fontana con Rossella imputato. Pallone morbido che scende con la Cicco. Da quest'altra parte del verde mette lei potenza e questa volta Tracciala non può arrivarci sul tocco del muro. Trova il punto verde, 3-4, praticamente si susseguono le due formazioni con un altro cambio in battuta, sarà con la Cicco a muovere il pallone. Viene richiamata adesso la panchina fondana. Tutto ok, si chiedeva la posizione. Pallone battuta con la Cicco. Palla banda, poi riesce in qualche modo Cimoli a rimetterlo in movimento, non attacca fondi ma salva un pallone da quello che potrebbe essere un errore fatale. Poi arriva Salzano che trova l'angolo lontano, 3-5. Grande fase di Valentina Salzano che chiaramente ha trovato la posto 1 e diciamo con posto 2 completamente liberi, quindi una strada davanti per lei stata molto facile. Valentina con 5 al servizio. 4-4, il pallone di Cimoli per Trocciola. Riesce a sparare con la Cicco, riceve, si organizza il minturno, verde, taglia il campo ma non riesce a incidere, ancora Trocciola, Murata, la stessa torna sul pallone, si lavora di palleggio, Mancini, verde dalla seconda linea, chiude troppo l'angolo, trova la banda che non permette il passaggio del pallone, 4-5, e pallone che arriva alla numero 3, Rosanna Trocciola, una delle ex di questa gara. E anche un derby, tra virgolette, nella famiglia Trocciola, anche se Chiara non è in campo oggi nelle rosso-blu. Neanche in panchina disponibile. Balla di fondo ad attaccare con Barboni, pallone lungo, nessun tocco. 5 pari e si gioca Aldo a rimpiattino su questi palloni. Errore da parte di Arianna Barboni, ora prima c'è stato un regalo da parte di Rosanna Roccia, andava a schiacciare ma la palla non è passata, poi un errore di Rossella Verde. Ora Valentina Salzano, vediamo, battuta a salto flotte, precisa, sbaglia questa palla, 5-6, toccherà al fondi, vediamo, andrà Arianna Barboni. E allora la numero 12 Fontana in posizione di battuta. Segue la partita mister Sevastano. Da Kai, dai e vai di Mancino, Vacca, il pallone che arriva dall'altra parte, Gargiulo subito attacca il pallone, Barboni, morbido il suo tocco, Mancini all'indietro per il tocco, morbido ancora una volta da parte di Vacca, poi Trocciola va a impattare contro la rete, pallone non più giocabile, 6-6 in battuta Iola da Kai. I primi scambi fanno presagire di una gara bella, lunga e che sarà tutta da seguire.
da Cai, la ricezione di Barboni, alzata da parte di Petrella, non riesce ad attaccare fondi con Fontana, poi Vacca, pallone che resta lì, non riesce a sfondare, poi non tiene il pallone in aria, nulla da fare per lei, 6-7, quasi vicini al primo tie break. Aldo, un derby che si sta presentando in maniera equilibrata. Sì, molto equilibrata, ci sta anche qualche errore, battuta di Marcella, la palla destra c'è Tiziana Mancini, Iola da Cai va a palleggiare, Jenny Vacca tocca, c'è Rosanna Trocciola, Valeria Cimoli, Sveva Fontana a schiacciare, palla alta e nessun tocco a Moro, secondo il primo arbitro, lo chiedono quelli Fontani, fatto sta che siamo sul 7-7, rinizia il giro. E praticamente ora Jenny Vacca con battuta flotte, lei è molto precisa. Due arbitrali composto da Lanza e Dello Stritto, entrambi di Napoli. La battuta di Vacca, vediamo chi andrà avanti nel primo break tecnico. Colacicco non mette potenza, il pallone che rimane lì, Colacicco pronta a chiudere. Il pallone toccato da Fontana, ancora Fondi che prova ad organizzarsi. Gargiulo, Colacicco mette lei potenza, il pallone è però fuori, ultimo tocco del muro, ha visto un tocco la signora Lanza e allora si va subito in panchina per il primo timeout, 8-7. Siamo sul timeout tecnico, beh diciamo che Fondi nella parte finale sta facendo degli errori, Mindù non ne sta approfittando con la mente lucida Roberto Ciufo, da spiegazione alla regista Iola da Cai, da precisare Giuseppe che in questo campo oggi abbiamo tra virgolette delle stella a livello di beach volley, Arianna Barbone abbiamo detto chiamata amata con la nazionale italiana beach volley e Valentina Colacicco e Iola da Cai che hanno vinto il torneo beach volley Tour Pontino e non è una cosa da poco. Sì, ovviamente d'estate si riciclano tra virgolette le giocatrici dedicandosi a quello che è lo sport all'aperto, un beach volley che può ingannare ma non è uguale a quello che è lo sport giocato nei palazzetti. Vacca, la eccezione sbilenca di Fontana, pallone che va lontanissimo dalla zona giocabile di campo, nulla da fare per lei. L'arbitrale è abbastanza fiscale, ho notato in questo inizio di gara, sentono anche loro, forse più delle giocatrici, quello che è un derby. Vacca, secondo pallone consecutivo in battuta, anzi il terzo, il secondo dopo il tie break, viene annullata adesso la battuta, 9-8, cambia il possesso di palla in battuta con Fondi che andrà a giocare con la numero 6 Cimoli, Cimoli da quasi il fondo del campo, Colacicco arretra tantissimo in difesa quando il pallone è in battuta avversaria, 10-8, ci pensa subito la Stella Verde a cambiare le carte in tavola. Terzo punto per Rossella Verde, veramente Bruno Procopio che è riuscito a prendere questa giocatrice insieme a Vandia Salzano, giocatrice che stava in Serie C, ma Rossella Verde Giuseppe si sta dimostrando una giocatrice che può giocare anche in categorie da B1 perché veramente portare quasi tutte le partite top score è una cosa che pochi se lo possono permettere. Tanto buona la chiusura di Fontana, rispedisce a mittente il pallone, 10-9. Hanno avuto un buon impatto le due nuove giocatrici qui a Minturno. Sta mancando quello che è un po' l'apporto di Barbara Giordano, ma anche lei nel momento in cui sarà chiamata in campo da Mister Ciufo fin qui ha sempre dato il suo meglio e sarà pronta a dimostrare di che pasta è fatta. Verde intanto buca il muro, a eccezione Fontana che si attiva in avanti, si va ad attaccare con Colacicco, spara lei, non riesce Petrella a tenere il pallone in alto giocabile, sfera che va giù, 11-9, e proprio Rossella Verde ad andare in battuta adesso, pallone ricevuto da Petrella, poi in qualche modo Fontana riesce a tenere la sfera giocabile, Mancini può organizzarsi il minturno, tocco morbido di Colacicco, ancora un minturno che ha la possibilità di organizzare i tre passaggi, Salzano mette potenza, Cimoli non resiste al colpo di Salzano. Un minturno ordinato in questi scambi. Preciso, Salzano nelle fast. Infatti c'è time out chiesto da coach Sebastiano Sabassano.
nella fase notiamo che Sfondi sta soffrendo, quindi ha trovato cosiddetto l'autostrada giusta. Vediamo, la difesa del Fondi oggi non è diciamo come gli altri giorni, perché si fa trovare un po' impreparata. Tanto viene asciugato il parquet dal duo d'eccezione Antonio Caruso e Marco Conte, quando dirigenti si applicano in tutti i sensi e non dicono mai di no. Pronti ad entrare allora, è terminato il time out, tutti pronti a lavorare per mandare avanti questa gara che si è messa sul 12-9 per il momento, con il Minturno che prova a mettere un piccolo affondo. Rossella Verde in battuta, Minturno che ha recuperato Valentina Rotondo in questa gara dall'infortunio precedente. Scensione di Petrella, un po' leggerina in questo frangente, pallone messo subito dall'altra parte, prova a organizzarsi il Minturno. Colacicco, Murata, Mancini all'indietro, sorprende quasi tutti, non Verde. Petrella, dai, vai con Trocciola, Murata, e poi di pugno pieno imputato mette giù il pallone per Fondi, 12-10. Pallone che sarà da gestire allora per la formazione ospite. Vacca, Salzano, comodo il suo tocco, 13-10, si riprende il pallone, sta giocando quasi di precisione Salzano, da trovare l'angolo più lontano dove non potevano arrivare giocatrici fondane. La battuta di Colacicco, buona ricezione da parte dei Fondi, Colacicco in qualche modo riesce a parare il pallone. Vacca, Cimoli all'indietro per Trocciola, pallone sporco ma comunque ricevuto, Verde mette il pallone di là in bacher, Fontana, Cimoli all'indietro per Trocciola, chiude bene l'angolo, questa volta è Trocciola che mette fuori causa Verde, 13-11. Molte volte abbiamo visto schiacciata potente, Rossella Verde bravissima di bacher, ora schiacciando un po' più morbida appunto, devi provare tutte e due le soluzioni, ci riuscirà ora Rosanna che andrà proprio a servizio, 13-11 per la pallavolo Minturno. Sicuramente vedremo la classica battuta flotte che abbiamo conosciuto. Ecco, battuta flotte, attenzione, forse errore di posizione. Errore di posizione per Colacicco e compagne. Era stata annientata la battuta di Trocciola, ma purtroppo l'errore di posizione ha portato a 12 punti, quindi meno uno per il Fondi che è lì a un passo da trovare il pareggio dopo quello che era sembrato un timido allungo da parte del Minturno. Trocciola, Vacca in ricezione, Verde la seconda linea, non riesce a imprimere potenza. Ci pensa la numero 12, Barboni, che mette giù il punto che vale il pareggio, 13 pari. Ancora Trocciola in battuta, può mettere la freccia allora per le fondane. Ricezione di Colacicco, a cercare Vacca, pallone lungo, punto che vale il sorpasso, 13-14. In avanti adesso Fondi che ha rovesciato la situazione. Allora mister Ciuffo ci pensa un attimo, ragiona un po', quasi vicino a un time out secondo me. Se subisce ancora il Minturno arriva il time out. Pallone di Trocciola, Mancini, da Cai per Verde, il tocco del muro, Petrella, Cimoli all'indietro per la stessa Trocciola, trova il punto lei, zona di intersezione fra Mancini e Colacicco. 15 Fondi, 13 Minturno, il sorpasso delle fondane comincia a essere pesante. Ancora Trocciola in posizione di battuta, pallone che scende morbido, da Cai, Salzano, Cimoli, ancora Salzano, arriva a correggere il pallone, ancora un pallone giocato lì, Verde, Mancini deve in qualche modo liberare la zona, Cimoli da quest'altra parte va a far volare Fontana che si trova, anzi Barboni che si trova a metà tra l'invasione e il pallone fuori, 14-15.
si riprende il pallone Minturno con Salzano che può rimettere in pari le cose. Eccezione di Fontana, Cimoli all'indietro, tocco minturnese sulla schiacciata di Alla, e allora si va per un altro riposo tecnico, 14-16, Fondi avanti. Con la Cicco è andata a constatare le posizioni per non incappare in un altro errore di disposizione. Un duo arbitrale abbastanza preciso, Aldo. Sì, noi l'abbiamo visto anche già l'anno scorso, abbiamo molte partite. Stavo dicendo sul cambio, in questo caso Fabiana Federici andrà a fare la palleggiatrice e poi dopo si metterà Valeria Cimoli a posto 4, che è anche molto brava a schiacciare. Ora ancora palla dall'altra parte, Valeria Cimoli ha preso Giuseppe, è in posto 4, quindi il posto che ha preso Rosana Trocciola. Ancora Petrella, Federici, Fabiana, Sveva Fontana, errore, approfitta da Gai, Tiziana Mancini, Jenny Vacca a schiacciare, Fontana col pugno sinistro, Maiola Dagai, Alessandra Caggiuro, confusione totale, è primo punto per la centrale, questo si chiama una fase 2, possiamo dire. In turno in battuta con Dagai, 15-16. Vacca organizza Dagai all'indietro per Verde, buca il muro, pallone che resta lì, 16 pari, torna in parità la situazione, va fuori Barboni, va dentro la numero 1 Rosati. Savastano è uno che ruota spesso le giocatrici in campo, quasi metodico nelle sostituzioni. Sì, diciamo Francesca Rosati, 2 anni fa, quando è stata proprio avversaria della pallavolumitura in Serie C, ha giocato anche da libero, quindi serve tra virgolette una forza in più a livello di libero piuttosto per Arianna Barboni, che è molto brava con attaccante. Si ritorna alla gara, Petrella, Fabiana Federici di Bagher, Sveva Fontana a schiacciare, c'è il muro vincente, diciamo il duo Rossella Verde Cargiulo che mette la freccia del sorpasso. Imponente il muro messo su in questo frangente da parte di Cargiulo. Pallone che resta nella metà campo, Fondana, 17-16, Iola Dagai in battuta per quello che è stato il sorpasso minturnese, contro sorpasso vorremmo dire così, è andato al tie break il Fondi in avanti, e qui Dagai, pallone non scende per lei, palla lunghissima e fuori dalla zona attiva, 17 pari, in battuta la numero 10, Alla. Pallone teso a banda, nulla a fare, sbaglia la battuta la giocatrice Fondana, in vantaggio loro di Minturno, 18-17, Jenny Vacca a muovere il pallone. Eccezione da parte della numero 18 Fontana, passa per via centrale di Minturno, non riesce a intervenire Cargiulo sulla sfera e a tenerla giocabile. 18 pari, si chiude il cambio, fuori la numero 11 Fabulosa, dentro di nuovo Trocciola. In battuta c'è la numero 6 Cimoli, viene dato l'ok al tavolo per chiudere il cambio. Cimoli, pallone all'uscire, 19-18, sfera che è terminata fuori. Cimoli ha tagliato tutto il campo. Troppi errori della pallavolo Fondi in questi servizi. Ora tra Alessandra Cargiulo, che è dotato di un salto float, allora Giuseppe, con il rientro di Rosanna, abbiamo detto prima, ritorna Cimoli a palleggiare e Rosanna in posto 4 a schiacciare. Alessandra Cargiulo, che è molto brava a float, vedremo cosa sfornerà da questa battuta. Battuta a salto float morbida, Fontana, errore da Rosani, ancora una volta usibile Valentina Salzano, altro errore, Rosselli imputato, ma c'è Jenny Vacchi a prendere Dagai, morbido di Valentina con la Cicco, a sorpresa Rainbow a posto 4 e riesce a fare punto, veramente grande astuzia dell'idolo tedesca. Pallone giù e subito si arrabbia mister Savastano con le sue giocatrici, richiama tutti in panca, 20-18.
in turno entra nella zona dei 20 punti. Si fa sentire anche Mister Ciufo, 20-18, praticamente la partita si decide in questi scambi con il Fondi che non può far scarpare via il Minturno e le minturnesi che devono evitare il ritorno del Fondi che ha dimostrato di saper raggiungere e poi superare. Battuta che sarà di Gargiulo. Va Gargiulo, suo tocco, Cimoli un po' in affanno, poi libera Fontana. Bacca va a volare con la Cicco, morbido Cimoli, non lascia uscire il pallone, al limite questo pallone, poi Verde in prima potenza, lo gioca Rosati, poi Trocciola, comoda Vacca, ancora per Verde, morbido il tocco, intersezione tra Fontana e libero Petrella, nessuno dei due riesce a tenere il pallone in aria. Allora pronto un altro cambio, entra Simona Suarez, giocatrice d'esperienza di questa squadra, esce Fontana. ...21-18... mossa di Savastano per cercare di bloccare l'emorragia di punti. Pronti a giocare. L'arbitro ha fatto correggere la posizione delle panchinare minturnesi. Gargiulo, a eccezione del Fondi, Muro, poi Petrella, Suarez, primo pallone per lei, Trocciola, non mette potenza. Da Caie, ancora lo scambio con Colacicco, morbido il suo pallone, Cimoli all'indietro per Suarez, pronta a rispondere Trocciola, poi Vacca, Verde, palla che rimane lì. 22-18, passa la sfera. È una forza della natura Rossella Verde, veramente una giocatrice di categoria superiore, di B1, ottimo Bruno Procopio che ha scovato questa giocatrice sul cambio di Simona Suarez a posto di Speva Fondana. Simona Suarez una giocatrice da spogliatoio. Intanto ora si attacca Rossella Imputato, è il Muro vincente, Salzano con la Cicco. Ancora da modo a Minturno di poter mettere un altro tassello al punto, siamo 23-18 e attenzione, meno male, niente di grave, sembra se l'ha fatta male Vanessa Petrella, anche se molto forte di fisico e di bravura. Ora tocca Alessandro Gargiulo. Giuseppe, due punti da questo finale di set. Meno due per chiudere il set, ma il Fondi ha dimostrato di poter tornare, Gargiulo sbaglia nella battuta e allora adesso sarà la squadra ospite a gestire. Si chiude il cambio, fuori 1, dentro 12, praticamente torna Barboni in campo, esce in panchina Federica Rosati. Battuta la numero 9 Suarez. Pallone teso, Vacca, Trocciola, poi Colacicco, mette potenza Vanessa Cimoli, in errore su questo pallone, 24-19, possibilità del set point allora a disposizione di quella che per il momento è la giocatrice più decantata, ma che comunque ha meritato i complimenti, si tratta di Rossella Verde. Suarez, poi sbaglia Arianna Barboni, errore Cozzolano, 25-19, si chiude il primo set 1-0. Si torna a giocare allora, 1-0 Minturno. Fondi che attacca adesso da sinistra verso destra in battuta con Cimoli. Pallone battuto. Verde, va lei ad affondare. Da Cai, Gargiulo non riesce a sfondare. Poi Trocciola mette potenza, Colacicco interviene lei sul pallone. Ancora Vacca, il pallone disputato dal Muro, ma palla che va fuori, non giocabile per il Fondi, 0-1.
punto a favore delle minturnesi. Sarà a battere il pallone con la stessa Jenny Vacca. Cannonata da parte del Fondi, Mancini in qualche modo si oppone. Poi il pallone ancora attaccato da Fondi. Riesce in qualche modo Mintuno ad andare avanti e questa volta ci pensa Verde a metterla dentro. 2-0, Minturno in avanti, ancora in battuta con Jenny Vacca. Vacca il suo pallone teso a cercare Barboni. Poi da quest'altra parte Fontana riceve da Cai. Mancini in qualche modo organizza. Barboni interviene sul pallone, poi Trocciola salta su ma non riesce a trovare l'angolo giusto. Ci riesce invece Rossella Verde. Zona di intersezione tra prima e seconda linea, palla giù, 3-0. Savastano va quasi a fare consiglio tecnico al volo con Trocciola, mentre Ciufo sempre con il suo savoir-faire dietro la cartellina con un colloquio costante con Dacai, quasi un regista in campo Ciufo. Dacai, la sua ricezione, Mancini alza per Colacicco, spara lei, Barboni, Minturno che sta mettendo potenza in questi scambi, Mancini riesce a intervenire, poi Dacai, Colacicco spara sul libero Petrella, Barboni dalla seconda linea, pallone sul filo di lana, comunque in campo, pallone valido e punto allora per Fondi che va sul 3-1. Sì, partenza bruciante da parte della pallavolo Minturno, un Fondi che ancora trova l'ingranaggio, ora c'è Sveva Fontana che è rientrata, battuta di Sveva Fontana, palla per Tiziano Mancini, Iola da Cai in palleggio, vale Diego Cicco, morbido e tocco, risponde Barboni Bagher, Cimoli, ora Sveva Fontana riesce a trovare da seconda linea il punto sfruttando il muro del Santa Cargiulo e sembra ed essere entrata determinata, ora tocca a lei un'altra volta al servizio. Fontana allora in battuta, non ha potuto nulla Gargiulo in quella chiusura solitaria. 3-2, ritornato Fondi dopo il momentaneo blackout sul 3-0. Verde spara lei, il pallone è buono. Palla attiva, 4-2. Punto per Minturno. Riuscire a trovare il pallone lontano la giocatrice minturnese. Pallone che torna a Minturno allora con la battuta che sarà di Gargiulo. Barboni sbaglia in ricezione, 5-2. Un Fondi che si concede in alcuni casi delle leggerezze difensive. Ancora in battuta Gargiulo. Gargiulo, poi Cimoli. Per Trocciola, murata, ancora Cimoli che va a far volare questa volta Barboni, prende bene la direzione, questa volta la giocatrice numero 12 Fontana trova Gargiulo ma non può la numero 6 tenere il pallone in aria. Battuta che sarà allora dalla parte della numero 8 Rossella Imputato. Ricezione di Mancini, poi ancora Verde, ancora una volta non mi piace ripetermi ma è così, buon per il Minturno, punto di Verde, 6-3, ha trovato l'angolo lontanissimo. Rossella Verde ogni volta che schiaccia trova sempre un'autostrada davanti, è molto, molto precisa da vostro 4, battuta Rossella Verde, ancora Fontana di Bagher, Cimoli in palleggio, Arianna Barboni a schiacciare ma trova il muro, Petrella di pugno, ancora Cimoli a palleggiare, Arianna Barboni c'è il morbido ma c'è Valentino Colacicco, Iola da Cai, Valentino Cicco morbido e sul parallelo la palla va fuori. Da precisare Giuseppe che Barboni, come detto prima, Barboni, Iola Dacai e Colacicco si conoscono bene tra loro, tante partite nel Piccioli ma appunto da affidare ancora alla pallavolo Minturno. 7-13 vicini al primo time out, 7-3 scusate, vicini al primo time out tecnico di questo secondo set, ricordiamo il Minturno avanti per 1-0. Trocciola non può attaccare Salzano, lei vai con Trocciola con Dacai, poi dopodiché il pallone recuperato dal Fondi,
Ancora ci riprova Salzano da Cai. Fontana va a far volare Trocciola. Non può tenere il pallone giocabile verde. Buono l'attacco di Trocciola, 7-4. Pallone che sarà di Trocciola in battuta. Bacca con la Cicco. Trocciola in qualche modo riesce a intervenire. Poi accompagnata in questo caso dalla parte della numero 10 Alla, e l'8-4 manda le giocatrici in panchina. Tutto pronto, va Valentina con la Cicco a chiedere la posizione in campo. Allora dovrà essere lei a battere la sfera per far ricominciare la contesa. 8-4, il Fondi è arrivato al secondo dei break con 3 punti in meno rispetto al set precedente. Cimoli va a far volare dalla seconda linea Fontana. Da Cai organizza lei a cercare Vacca, va la mancina, non riesce a mettere giù il pallone, ci arriva bene Petrella. Poi Barboni, Murata, pallone che rimane comunque giocabile. Fermi tutti, non si festeggia ancora, si deve giocare. Salzano, spara lei, arriva adesso il punto per il minuto 1, 9-4. Un Fondi che aveva recuperato un pallone quasi per i capelli. Giuseppe, diciamo solo una cosa per Valentina Salzano, che ha fatto 5 punti, 4 fasse, un muro, un punto normale. Questo significa proprio che il Fondi sta soffrendo il fasso orario. Anna Barbona a schiacciare su tutti i mancini e riesce a fare punto solo da là in quell'azione. Fondi riesce sempre a trovare il punto giusto, ora va proprio a Anna Barbona al servizio. 9-5, il pallone che sarà gestito proprio dalla numero 12 Barboni. Pallone che spiove, Vacca, Salzano, Murata, in qualche modo da Cai. Vacca non riesce ad attaccare come vorrebbe. Ancora un pallone schiacciato e messo giù sul limite, 9-5. 9-6, il pallone è caduto di un dito dentro. Barboni in battuta. Da Cai va verde a volare, mette in difficoltà la numero 3 Trocciola. Pallone murato, rimane lì Cimoli. Fontana mette il tocco morbido, non ci arriva bene Vacca in tempo con l'appuntamento con la sfera. Invitato a sedersi Mister Sciufo, era andato a parlare con il signor dello stritto. Viene adesso con la Cicco a parlare con il direttore di gara. La battuta allora che sarà di Barboni. Vacca tracciala sul posto per Salzano, trova lei il varco giusto, attacca da destra verso sinistra e trova il 9-8, ricomincia a correre il minturno. Primo errore di Valentina Salzano sulla fase, ora Fondi è vicino e vediamo se Arianna Barboni riuscirà a prendere in mano la situazione. Battuta di Arianna Barboni, battuta forte, sbaglia, lo ricordiamo, in settimana si è allenata tantissimo, mattina a spiaggia, pomeriggio in palestra, quindi sovraccarico muscolare si fa sentire. Valentina Salzano dotato di ottimo servizio, ora per il minuto punteggio 10-8. Ma Salzano in battuta dal vertice sinistro del campo. Cimoli alza in verticale per Fontana, che spedisce il pallone fuori, taglia tutta la banda, la sfera, termina però il suo percorso fuori dalla zona attiva del campo. Salzano ancora in battuta, 11-8. Fontana, Cimoli di qua per il tocco da parte della numero 10 Alla. Con la Cimoli all'indietro verso Barboni, la seconda linea con la Cicco, si presenta pronta sul pallone. Petrella, dalla seconda linea Barboni, spara lei, pallone altissimo nella ricezione del minturno, nulla da fare per le rosso-blu minturnesi.
11-9. È ritornato praticamente sotto di un gradino il Fondi al Minturno. Alla Mancini, eccezione sbilenca ma comunque attiva, libera Vacca la propria zona, può organizzarsi allora il Fondi. Cimoli va a far volare Fontana, non c'è la presenza del muro. Gargiulo assurda in questo frangente. Alla Cimoli all'indietro per Troccio, la seconda linea, Mancini. Gargiulo si aiuta un po' con la palla, non riesce a incidere in questo frangente d'attacco. Ancora lo scambio che si allunga, Troccio prova a sorprendere, non riesce nel proprio intento. Ancora Dacai e Cimoli, questa volta sbaglia. 12-9. Ci aveva provato Dacai, hanno letto bene le giocatrici fondane. Allora, abbiamo visto che in tutte le azioni si è cercato di rallentare, ammortizzare la schiacciata, perché se schiacciano forte o si è scelto ad esempio la banda o si è scelto il tocco morbido, perché abbiamo visto che di bagger le giocatrici l'hanno preso. Stessa cosa ora ha fatto Gargiulo, che è andato a spiazzare l'avversaria. Tocca ora a Iola Dacai, l'altro numero 10, a battere, salto flotto, benissimo questa battuta. Sbaglio fondare i bagger, Cimoli a palleggiare. Arianna Barbone ancora la seconda linea, doppia presa di due grandi libri con la Cicco e Mancini. Ora palleggia ancora Cimoli, non ce la fa Fontana. Iola Dacai palleggia, Rossella Verde, grande continua, parte Minturno, Cimoli ancora a palleggiare. Arianna Barbone spara questa palla fuori, da vedere. Minturno continua sempre sulle azioni, molte volte Fondi si blocca. Siamo sul 13-9. Barboni che quando riesce a volare mette potenza al pallone, questa volta non è riuscita a trovare anche la traiettoria giusta. Pallone lunghissimo da Kai, pronta lei alla battuta. Fontana non si fa sorprendere, Vacca, poi Verde, rispedito il pallone al mittente, mette potenza lei questa volta, trova Cimoli che impatta a rete. Tanto arriva il cambio, fuori la numero 6 Cimoli, va dentro la numero 11 Fabulosa. Fabiana Fabulosa. Ora praticamente si cambia solamente in regia, quindi a posto di Cimoli c'è Federici, ancora Arianna Barboni di Baga, Federici, Rossella imputata, ancora palleggio di Iola Dacai, schiacciare Rossella Verde, Arianna Barboni bagger, Federici dentro la volée e l'arbitro fischia una doppia. Diciamo che per quanto riguarda il blocco, Giuseppe, togliendo Fontana, il blocco ora in campo è quello dello scorso anno, che ha vinto la Serie C e ora si trova in B2, però oggi abbiamo Arianna Barboni, lo ricordiamo, si è allenata mattina in beach e pomeriggio in palestra. Schiacciati Fontana, presa ancora, c'è Iola Dacai in palleggio, Rossella per da schiacciare, morbida questa palla, ancora una volta abbiamo visto, si va o sulla banda bianca o sul muro, il colpo si alleggerisce, la palla va piano, scavalca il muro e praticamente diciamo davanti a posto uno si fa punto. È lo schema che stanno utilizzando tutte e due le squadre. Allora una correzione tecnica, la numero 11 è Fabiana Federici. Avevamo praticamente scambiato le tripoline con le manfredine praticamente. Pallone che va giù. Nulla da fare in questa battuta. Ovviamente le chiediamo scusa alla numero 11 Fontana. Si riparte allora 16-10. Un Fondi che per gli amanti della statistica aveva chiuso in vantaggio il secondo parziale del set precedente, era a 16 punti, questa volta ha ben 7 punti in meno, ma sta risalendo la china, già a 11 la squadra rossoblu fondana. In battuta proprio Federici. Colacicco, e qui errore di Petrella, abbastanza evidente l'errore di Petrella, non si è intesa poi con Barboni. 17-11. Minturno in battuta con Gianni Vacca. Teso il suo pallone, Petrella si fa perdonare l'errore precedente.
Fontana mette le potenza, non c'è tocco. 18 in turno, 11 fondi, seconda possibilità di giocare allora per la battuta di Vacca. Barboni, errore anche per lei, sbaglia. 19-11, va asciugato il parquet. Allora time out chiesto dai due mister. 19-11, il Minturno sta cercando di scappare via. Minturno sta andando bene, tutto ingranaggio funziona. Oggi purtroppo non troviamo un'Arianna Barboni, non come si conosce, forse abbiamo detto un sacco in settimana e anche se aveva Fontana. Non stanno andando più le diagonali, mentre Minturno riesce comunque senza forza, sfruttando banda bianca, tocco del muro, la palla si ammorbidisce, va dietro e trova punto. Minturno molto più inquadrata, una Titti Mancini. Giuseppe, fammi dare un mio parere, rapporto età, tecnica e la poca esperienza, premessa di andare più forte libero del campionato di B2, lo ricordiamo, classe 1998, e due anni fa ha vinto il campionato di seconda divisione provinciale. Pallone a giocare con Vacca, Barboni ci arriva sulla sfera, poi dall'altra parte Trocciola, Verde organizza lei il pallone per Colacicco, nulla da fare, Trocciola ancora, scusate, Dacai spara in qualche modo il Minturno dall'altra parte, Fontana, Mancini, ci arriva per un attimo Vacca, rischia anche di farsi male ma non riesce a tenere il pallone gestibile. 19-12, punto Fontano. Ciufo chiama a scaldarsi Simeone. Vacca, anzi Mancini, spara Verde. Federici va ad alzare per Barboni, tocco morbido, un tocco del muro che mette out il pallone. In battuta Fontana, 19-13. A eccezione di Mancini, Trocciola, Colacicco mette potenza, Fontana quasi a rallenti ma non arriva sul pallone. 20-13, torna Salzano in campo mentre viene chiamata Simeone, pronto il cambio per la giocatrice Di Ciufo che vuole sfruttare questi ultimi scambi per dare delle indicazioni alla sua numero 5. Prova ad attaccare fondi in due tempi, imputato, attacca con la Cicco, Petrella risponde presente sul pallone, Federici, Barboni mette potenza, trova il punto. 20-13, che diventa 20-14 in questo momento. Battuta che sarà allora della numero 8, Rossella imputato. Vacca, Trocciola, Salzano, sorprende la stessa giocatrice numero 8, trova il varco giusto, mette giù il punto del 21-14, 7 di differenza. Sì, praticamente l'altra fase messa a segno da Salzano e continua praticamente, siamo a quota 3 del primo, 2 del secondo, 5-7, battuta di Rossella Verde, palla che va fuori, siamo ora sul 21-15 e va a servizio Rosanna Trocciola, che è dotata di una flot, anche questa non di potenza ma più possiamo dire arcobaleno, per usare un termine italiano. Battuta di Rosanna Trocciola, palla che va fuori, palla che passa tra Rossella Verde e Titti Mancini, con gli occhi accompagna la palla fuori e va ora al servizio Valentina Colacic, il capitano, è dotata di una perfetta battuta. La tua descrizione mughiniana ha fatto un po' quasi arrossire Trocciola, Aldo. Pallone giocabile, Salzano, in qualche modo ci arriva Trocciola, poi Federici organizza il gioco, la squadra ospite, Trocciola da questa parte per Vacca, Petrella risponde presente, ancora Barboni, il muro, Salzano, chiude ogni varco, non passa luce di là, 23-15, due punti per chiudere il set e portarsi già a casa un punto per il Minturno. Vediamo se ci riuscirà Colacicco, mentre non si vede ancora l'ora di Simeone.
È pronta la giocatrice di Ciufo. Barboni mette potenza con la Cicco. Bacca di sinistro, Petrella. Federici ancora per Barboni, si insiste su quell'asse. Lo legge bene con la Cicco. Poi Verde la seconda linea, sfera che resta lì. Nulla da fare, giù il pallone. 24-15. Con la Cicco la possibilità di portare a casa un nuovo set per il Minturno e andare sul 2-0 con la Cicco. Barboni presta un po' il fianco, vediamo se lo sfrutta il Minturno. Non è così, Vacca si organizza allora il Fondi e qui si fa sorprendere fuori posizione Mancini, sgridata anche a voce da parte di Roberto Ciufo questo errore di distrazione. 24-16, 8 punti di distacco tra le due formazioni e un nuovo set point. E Barboni concede il 2-0, 25-16, 2-0 Minturno. Terzo set che inizia ora con Iola Dacai, maglia numero 10, giocatrice italo-albanese, ricordiamo, insieme a Valentina Quacicco, vincitrice del Beach Volley Tour Puntino. Sanno che ha avuto con sette varie tappe. Con la battuta, ancora battuta da parte di Iola Dacai, palla dall'altra parte, ancora schiacciata di Rosanna Roccia, c'è Iola Dacai a ricezione, Titti Mancini, rossa la verde, morbida questa palla, Polli. Perrella ancora, Barboni schiacciare, Titti Mancini, grande resistenza del libro, ancora Iola Dacai di Bagher dall'altra parte, Petrella di Bagher, Cimoli in palleggio, Rossella imputato, è 1-0 da parte del Fondi con Rossella imputato, che diciamo è la, tra virgolette, la prima volta che il Fondi fa siglare l'1-0. Ora c'è Valeria Cimoli al servizio, battuta di Cimoli, palla tesa, ace, possiamo dire, perché Titti Mancini non è riuscito a toccare la palla prima che toccasse per terra, quindi bene per Cimoli. Ancora l'ex giocatrice di Sabaudia, Club Italia e Futura Terracina, battuta ancora Iola Dacai di Bagher, rossa e la verde a schiacciare, morbida c'è Vanessa Petrella, Cimoli in palleggio, Arianna Barbona a schiacciare, la prende Tiziana Mancini, ancora Iola Dacai, va via con la Cicco alla seconda linea, Petrella, Cimoli, Barboni, parallela alla linea, già 2-0 Fondi. E ancora Cimoli al servizio, siamo scusati, 3-0, inizio con triste calato del team caro al presidente Lelio Iannitti, ancora errore questo di Ditti. Poker 4-0. Ciufo che dà delle dritte alle sue giocatrici per cercare di mettere un po' ordine. Battuta di Cimoli. Mancini, Iola Dacai in palleggio. Rossella verde, ma c'è Petrella, prende il bagger dall'altra parte, Iola Dacai. Gianni Vacca ancora, sfrutta il muro di Bagher, Rosanna Roccia di Bagher, possibilità, Valentina con la Cicco, Iola Dacai, Gargiulo, ma il muro di Rossella imputato non le permette di far passare la palla e siamo 5-0, 5-0 per il team Fondano. Ancora Cimoli a servizio, palla tesa, Mancini, Iola Dacai in palleggio, Rossella per da schiacciare e arriva il primo punto, Padrella qualche metro davanti, break spezzato da Rossella Verde, chi se non lei. 5-1, ricomincia il Minturno a rincorrere il Fondi, sarà Vacca adesso a muovere il pallone. Pallone lungo, Petrella in qualche modo decide di giocarlo, poi Troccia il muro, Vacca va a organizzare Dacai, Verde spara lei, sorprende la numero 6 Cimoli, pallone giù, 2-5, altri 3 punti per bloccare la fuga che aveva iniziato il Fondi
dopo il momentaneo 2-0 la squadra fondana è entrata carica in questo terzo set. Mancini si organizza ancora il minturno, Verde in qualche modo ci arriva, pallone giù, punto minturnese, anzi no, punto fondano, 2-6, pallone che è terminato fuori, ha tagliato il campo Verde ma non è riuscito a mettere giù il pallone in maniera attiva. Barboni in battuta. Da Kai, Verde ci riprova, Petrella, risponde presente, Cimoli. Pallone che va giù, 2-7. Punto per Barboni. Pallone gestito in qualche modo da Cimoli. Palla giù, non ci arriva Verde e sfera che va giù. 2-8, primo tie break di questo terzo set che vede in vantaggio la squadra fondana. Viene pulito il parquet adesso, è un Fondi che vuole rientrare in gara in questo terzo set. Allora Giuseppe, abbiamo visto prima il palleggio da dietro di Valeria Civoli verso Rosanna Trocciola. Rosanna è ad uno schiacciare con la mano un po' più dietro del normale, ha rallentato la forza però è riuscita a trovare punto. Ancora una volta, ora in questa situazione abbiamo visto quando la giocatrice di esperienza prende per mano la situazione. Valeria Civoli ne ha fatti ben 5 al servizio. Ora invece è davanti praticamente la pallavolo Fondi e vedremo Ciufo come deciderà alle sue ragazze di entrare in campo. Intanto ricarica anche Sebastiano Savastano, abbiamo visto che meno errori da parte di Anna Barboni, bene anche Sveva Fondana e dall'altra parte la solida giocatrice categoria superiore Rossella Verde che ha preso e ha smorzato questo servizio. Arianna Barboni di nuovo a servizio, maglia numero 12. Barboni in battuta, vediamo se si concretizza questo set in vantaggio per Fondi. Il pallone gestito da Colacicco, in qualche modo il tocco di Fontana. Gargiulo, un bunker altissimo, poi Verde mette fuori il pallone, arriva il momento di Giordano, ci sarà il cambio, uscirà Verde, bisogna di un piccolo stop and go al giocatrice ospite. Giordano dentro, avevamo detto, sarà chiamata in causa nel momento giusto e lei dovrà solo farsi trovare pronta. Adesso tocca a lei. Pallone gestito da Trocciola. In qualche modo ci arriva Petrella, spara poi il Fondi su Mancini. Va a sparare Colacicco. Questa volta mette giù il pallone. Gargiulo. Spara Giordano, però il pallone è ancora giocabile. Contesta il pubblico, forse c'è stato un doppio tocco. Arriva adesso il punto minturnese. Ammonito Ciufo da parte della signora Claudia Lanza. 4-9. Il direttore di gara trascrive allora il giallo, un po' contestato la direzione arbitrale in questo frangente. Gargiulo in battuta, 4-9. Un saluto va a Calogero Spadola e a Luca Conte che guidano il tabellone e il punteggio, fanno proprio quella che è la parte tecnica. Tanto Vacca non ci può arrivare su quel pallone.
4-10 in avanti i fondi e si gioca il tutto e per tutto in questo frangente. La battuta che sarà da parte della numero 8, imputato. Va imputato. Con la Cicco, Giordano spara lei. Arriva in qualche modo la numero 6 Cimoli, poi da quest'altra parte Dakai non riesce Salzano a sfondare. L'alzata della numero 4 Pacassoni, tocco morbido e qui è brava la numero 18 Fontana a sorprendere il muro. Pacassoni innestata in questo set in campo dal signor Savastano. 4-11, un turno che non si riesce a riorganizzare dopo il 2-0. Cimoli, Fontana spara fuori, pallone oltre la zona giocabile, 5-11. In battuta allora Barbara Giordano. Cimoli, trocciola, riesce a intervenire Vacca. Cola Cicco, pallone organizzato da Petrella. Trocciola, ancora una volta interviene Vacca, poi Giordano, la seconda linea. Gioca ancora il fondi, Fontana, tocco morbido. Cola Cicco, non riesce a sparare come vuole. Barboni, Cimoli, trocciola, questa volta prende lei bene il varco. Trova il punto, 5-12. Sarà Petrella a consegnare il pallone a trocciola, 5-12. Trocciola, pallone all'indietro, questa volta Dakai è andata a prendere troppo, commette fallo di doppia. Sono giocate che spesso riescono alla giocatrice numero 10, ma la buona riuscita varia anche alla discrezione del direttore di gara. Tanto pallone lunghissimo di trocciola, sfera fuori, 6-13. Valentina con la Cicco in posizione di battuta, 6-13. Barboni in qualche modo interviene sul pallone. Nella seconda linea Fontana, pallone lunghissimo, non può essere gestito in campo, 7-13. Pallone che sarà di Cola Cicco. Barboni, qui Cimoli ci prova a sorprendere, Vacca. Ancora Cimoli, murata, e questa volta il pallone va giù. Brava Salzano in collaborazione con Vacca. Il duo porta a casa un punto, 8-13. E ancora in battuta Valentina Colacicco. Bellissima questa battuta che vale un ace, con le giocatrici fondane ferme e immobili ad ammirare il pallone che scende, 9-13. Un turno che cerca di recuperare, allora Savastano chiama subito il timeout. Blackout mentale da parte della pallavolo fondi, Valentina con la 5 in questo caso la soffa del capitano, la giocatrice che va, prende per mano la situazione, ordina tutto, mette praticamente sicurezza al giocatrice, fa tutto quanto lei, approfitta anche del doppio errore e ora chiaramente si è dimezzato il gap, con il gap dimezzato ora tutto a vantaggio della pallavolo Minduno, ma vedremo se Petrella e soci riusciranno a fermare questo break. Pallone per Cola Cicco, va in battuta Barboni, sbaglia ma riesce in qualche modo a metterci una pezza Petrella. Giordano, Dakai va a far volare Salzano, spera che rimane lì
nulla da fare per le rossoblu fondane, 10-13, il Milturno crede nella rimonta. Subito un cambio, dentro 1, fuori 12, Barboni a riposo, andrà dentro Federica Rosati, Francesca Rosati, scusate. La battuta di Colacicco, il pallone per Pacassoni, riesce in qualche modo da cagare, interviene sul pallone Cimoli, ancora per Pacassoni e qui sbaglia Vacca, era pronta Salzano a intervenire. Fuori allora, quasi uno stop and go per Rosati che ritorna in panchina e Barboni che ritorna in campo, si è chiuso rapidamente il cambio. 10-14, Fontana, pallone quasi a scendere veloce, poi Barboni questa volta è lesta a chiudere il muro, 15 per Fondi, 10 Minturno. Minturno che non riesce a trovare la parità con questo Fondi che si sta giocando in tutto e per tutto. Battuta che sarà allora della numero 18, Fontana. Giordano, bellissimo il suo colpo, quasi da biliardo, 11-15. Battuta che sarà allora di Valentina Salzano, 11-15, meno 4 per impattare sul pareggio. Eccezione di Petrella, Cimoli, pallone buono da parte della giocatrice Fondana e allora si va in panca, 11-16 e il Fondi prova a mettere un'ipoteca su questo set. Si torna in campo 11-16, il Fondi che è in avanti andrà in battuta con Pacassoni, la numero 4 è entrata in campo a posto della numero 10 Alla. Pallone gestito da Takai, spara Vacca, il pallone verrà fuori, nulla da fare per lei, 11-17, anche sfortunata Vacca. Pallone che sta a giocare con Pacassoni, sfera fuori, brava Vacca a battezzare questo pallone, 12-17, trocciola in battuta. Anzi no, Takai. Cimoli alza per Barboni. Questa volta si prende la rivincita Giordano su di lei. Chiude a dovere il muro, 13-17. Ancora in battuta Iola Takai, giocatrice d'esperienza di questo Minturno. Fa parte di quel gruppo che è cresciuto sia nel campionato inferiore che in questa categoria lo scorso anno. Fondi che in qualche modo si districa bene, eccezione di Colacicco, poi Giordano spara, pallone e punto che sarà della squadra ospite. Si arrabbia Ciufo, un po' al limite d'altronde in queste decisioni, sono a 50-50. C'è sempre qualcuno che gioisce, qualcuno che ha da recriminare. 13-18, si vince contro tutti, come sempre. Vacca, Cimoli, Petrella organizza per Trocciola, il muro risponde no. Cimoli, Barboni, colpo morbido, palla fuori ed è ancora punto ospite. Si fa sentire con lo Cicco. Verrà ammonita anche Colacicco, anzi espulsa Colacicco dalla signora Lanza.
Cartellino rosso per lei. Dovrebbe arrivare il punto allora, 13 a 20, si alza il cartellino rosso, 13 a 20 allora, Fondi vicino a prendersi questo set. Un duo arbitrale abbastanza esigente, Mituno sta pagando questo. Si torna a giocare allora con Fondi che si prende due punti su questo pallone dubbio. Con la Cicco, la sua ricezione, non bisogna farsi prendere dal panico. Giordano spara lei, Barboni in qualche modo mette dall'altra parte. Spara anche Vacca, nulla da fare, trocciola. Pallone giù. Deve fare mente locale Ciufo, deve svuotare la testa dei suoi giocatori adesso, 13-21. Il Fondi è vicino a portarsi a casa un set. In battuta da Cimoli. Pallone lungo. 14-21, 7 punti di distacco tra le due formazioni e il Mituno che adesso deve provare a fare l'impresa. E ora 14-21, 7 punti di stacco tra le due squadre, 4 manconi punti alla pallavolo Fondi, ma c'è Jenny Vacca al servizio che ti dà una precisione, battuta ancora Petrella di Bagher, Cimoli in palleggio, Arianna Barboni, attenzione, ha provato per una volta il lungo linea, la palla è andata dentro e praticamente invece di provare la diagonale che era scoperta, punto per il Mituno. Punto per il Minturno allora, 15-21. Ancora una possibilità per Vacca, questa volta sbaglia lei in battuta. Il punto è Fondano, 15-22. In battuta Barboni che si è ripresa dal momentaneo blackout del set precedente dove si era concessa forse qualche errore di troppo. Mancini. Giordano spara lei questa volta, il colpo è giusto, 16-22, pronta ad entrare Salzano. Pallone che sarà da battere per Gargiulo, 16-22. Pallone di Gargiulo, Barboni, Petrella mette in movimento la numero 18, Fontana. Poi Colacicco prova ad attaccare lei, il pallone giù, nella zona di interdizione più vicino a Barboni, 17-22. Mituno che a piccoli passi prova a risucchiare punti. Ce ne vogliono 5 al Mituno per rimettere le cose in pari. Gargiulo in battuta. Barboni, Cimoli, alza per Fontana. Palla fuori, non c'è tocco del muro. 18-22, praticamente il Mituno è a meno 4 adesso. Attenzione, c'è time out chiesto da coach Sebastiano Savassano e veramente essere risucchiati di praticamente di 4-5 punti, questo significa proprio che le cose non stanno in riga il team Fondano. Roberto Ciufora sta mettendo in dritta le cose mentre dall'altra parte si spera in una migliore ricezione. Ora sta praticamente tutto chi va dal servizio prendere la situazione in mano, portare calma e precisione, ci penso io qua. Giuseppe, è importante il sangue freddo e stare in campana e non mollare mai. Dovrà aver fatto un lavoro più psicologico che tecnico Ciufo in questo frangente, perché il Mituno deve galvanizzarsi da quello che è stata la punizione del cartellino rosso precedente. E l'ha fatto in questi ultimi due palloni, ha recuperato punti. 18-22, staremo a vedere quale sarà la scia. Gargiulo, eccezione di Barboni, Cimoli alza sul posto per Trocciola. Taglia il campo, eccezione di Giordano. Colacicco usa il muro, bene per lei perché la carambola è vincente. 19-22. Entra in scia il Minturno alla squadra Fondana. 19-22, meno 3 per impattare al pareggio. Gargiulo, eccezione di Barboni, Cimoli,
Fontana buca bene il muro, riesce a indurre all'errore Vacca. 19-23. Da qui in avanti il Mentuno ha solo due palloni da poter sbagliare, altrimenti sarà 2-1. Putato, l'eccezione di Colacicco. Salzano morbido il suo tocco, si organizza Fontana, poi Barboni dalla seconda linea, Colacicco aiutato dal muro, Giordano spara lei, Cimoli non ci arriva bene. 20-23, ancora meno 3, 3 punti di distacco tra le due formazioni. In battuta ci va Colacicco, il capitano va a chiedere la posizione, dovrebbe essere lei, anzi no, sarà Giordano ad andare in battuta. Barbara Giordano, pallone che spiove, Barboni, ricezione pulita questa volta, Petrella, Fontana, colpo morbido, chiude l'angolo. 21-23, il pallone va a impattare a rete, 2 punti per arrivare a pareggiare. Giordano, pallone che spiove, da quest'altra parte Salzano, Petrella riesce in qualche modo a immolarsi e questa volta sbaglia Salzano, nulla da fare per lei. 21-24, non si è fatta trovare pronta come aveva altrettanto fatto l'avversaria Salzano. 21-24, traccia la possibilità di mettere il set point e Ciufo chiama subito il time out, quasi stizzita Trocciola nel momento della chiamata del time out. Purtroppo mister Ciufo conosce Trocciola, sa che un giochetto del genere può portare la bilancia a pesare un po' di più da un lato o dall'altro. 21-24, questo è l'ultimo pallone, Aldo, bisognerà giocarlo bene. Devi essere come un iceberg, un ghiaccio, devi solo guardare avanti, concentrato sulla palla, devi sapere che se praticamente tu fai questa cosa fatta bene ti porti un set, se tu invece lo sbagli rischi di perdere il set. È così, Giuseppe, perché sono 3 punti di distacco e tu sei un punto alla chiusura del set. E il Mentuno dovrà fare buona difesa e organizzarsi al massimo se vuole rimanere in gioco. Trocciola, eccezione di Colacicco, Salzano per vie centrali, Trocciola sbaglia lei, primo tentativo disinnescato, 22-24. Pronta Federici ad entrare, va fuori credo Trocciola, sì, arriva il cambio, si chiude in difesa allora Savastano. In battuta con la Cicco, non può sbagliare praticamente nulla il capitano minturnese. Pallone a spiovere, Fontana, Federici, pallone rispedito sull'attacco dalla numero 6 Giordano, sbaglia ma Vacca ci mette una pezza, con la Cicco rispedisce dall'altra parte, Petrella, Fontana ancora con la Cicco, Dacai, Vacca, spara lei, il muro ancora presente, Giordano, Salzano, pallone fuori, arriva il punto, 22-25, primo set conquistato dal Fondi. Si ricomincia a giocare col Fondi che è stato capace di portarsi via un set, quindi galvanizzata la squadra di Savastano, e mister Ciufo adesso dovrà svuotare la testa delle proprie ragazze e ricominciare tutto da capo, costruire quello che è stato il cammino vincente dei primi due set. Vacca salva questo pallone, Colacicco mette dall'altra parte, Fontana risponde in bunker, poi Barboni va a imprimere potenza, c'è pronta Colacicco, poi Vacca, sinistro morbido, molto fluttuante il pallone, in qualche modo si organizza con Petrella il Fondi. Dacai, Gargiulo, è il piatto suo preferito, quello del pallone centrale da poter smanacciare e mandare giù, c'è riuscita in questo frangente Gargiulo. Battuta che sarà allora per Trocciola, anzi no scusate, Dacai, ma
morbido il pallone, ancora Barboni in ricezione, va a volare Rosanna Trocciola. Dacai organizza per Verde, tornata in campo dopo il momentaneo stop del set precedente, 2-0. Rossella Verde aveva inciso pesantemente sull'economia dei primi due set, un po' appannata nel terzo, si è presentata bene in questo quarto. Battuta che sarà da fare con Trocciola, che è già la terza consecutiva. Cimini, questa volta è bravo il Fondi con Barboni a trovare sprovvista in fase difensiva Colacicco. Si interrompe allora il turno di Dacai, 2-1. Barboni, pallone teso, qualche mollo ci arriva Vacca, brava Dacai. Barboni, Fontana, salta lei e trova l'angolo lontano, due pari, riportate le cose in pari in queste due giocate dalla squadra Fontana. Due pari, ricomincia un po' quello che era il cammino del set, dei primi set. Pallone che spiove con la Ciccolo, spedisce direttamente dall'altra parte. Ancora un pallone giocato da Vacca e compagne. Dacai, qui questa volta sfrutta bene il muro. Rossella Verde, 3-2. In battuta Jenny Vacca. 3-2 e Vacca in battuta Aldo. Ancora bagger di Cimoli storto, ora c'è Sveva Fontana, c'è Jenny Vacca in palleggio, Iola da che a palleggiare, Valentina poi cerca a schiacciare, c'è Arianna Barboni bagger, ancora Cimoli in palleggio, Rosanna Trocciola, ma c'è il muro, resiste qua Cicco, ancora palleggio bello di Dacai e poi la potenza di Rossella Verde sul muro di Sveva Fontana, fa sì che c'è punto 4-2 per Minturno. 4-2 per il Minturno che vuole chiudere anzitempo questa contesa, portare a casa tre punti che varrebbero l'aggancio proprio alla Fondi. Tanto pallone accompagnato da Cimino, ci siamo portati un po' avanti leggendo quello che sarà il prossimo turno e ironia della sorte il calendario mette un doppio derby tra le squadre pontine, infatti il Minturno andrà a far visita al Sabaudia che è una squadra rilanciata in confronto a quella dello scorso anno che chiuse nella parte bassa della classifica, quest'anno sta veleggiando nella parte alta, mentre Colacicco trova una giocata stupenda e trova il punto e dicevamo il Fondi riceverà in casa nell'altro derby l'Aprilia, l'altra squadra di alta classifica. Un Minturno molto disele, Aldo, mi dispiace per te ma sta giocando un bellissimo set. Non commette errori, è molto preciso e praticamente la pallavolo Fondi invece in molti errori nel bagel. È vero che sta andando praticamente alternato, però è una questione come abbiamo detto prima, prendere in mano la situazione, lo sta facendo Valentina Colacicco, l'ha fatto ora Jenny Vacca e poi una Rossella Verde, Giuseppe lo ripeto, una giocatrice da categoria superiore. Bisogna fare i complimenti a Bruno Procopio che ha pescato questa giocatrice in Serie C insieme a Salzano. Allora a gestire allora con Vacca che andrà in battuta. Il pallone è un po' confusionario ma il Fondi riesce a organizzarsi. Dacai Verde spara lei, pallone fuori, nulla da fare per Verde, deve stare attento il Minturno. Imputato, lei in battuta sul 6-3, eccezione di Vacca, pallone in fase discendente ma comunque utile per Gargiulo. Fontana, Vacca, Dacai organizza per Verde, spara lei questa volta, è buono il pallone, punto per lei, 7-3. Gargiulo va lei in battuta.
7-3, Gargiulo smanaccia il pallone, Fontana stava andando fuori la sfera, Savastano aveva già chiamato il fuori. Dacai con la Cicco, Cimino, Petrella parecchia per Fontana, rimane lì il pallone però, tracciala, riesce a bucare il muro, non ci arriva Gargiulo, il tocco la mette fuori causa, pallone giù, 7-4. Sfera che sarà da gestire per la squadra ospite che andrà in battuta. Asciugato il parquet, 7-4, si torna a giocare con Rosana Trocciola, la ex di turno. Giocatrice che ha viaggiato negli ultimi anni, una volta in prestito a Terracina, quest'anno in prestito a Fondi. La Cicco arriva a scarica su questo pallone, 7-5. Comunque Trocciola è una di quelle giocatrici che hanno conquistato e che hanno fatto la storia di questo minturno. Nel corso della trafila sarà sempre presente in quelle che sono state le promozioni di questa squadra. Salzano, Cazzottone al pallone, 7-6. È ritornato in scia il Fondi, che ha sfruttato bene gli ultimi scambi. Ora c'è Rosanna Trocciola che sfoderà quella sua battuta flotta, ancora battuta, c'è Jedi Vacca, Iodaca in palleggio, Rossella Verde, come voleva si dimostrare, riesce a fare punto in diagonale, grande forza, 8-6, time out tecnico, vedremo come rientreranno le ragazze in campo. Si torna in campo, 8-6, il minturno è avanti, ma il Fondi ha dimostrato di non essere domo, anzi la squadra Fondana ce la vuole mettere tutta per portare al tie break le minturnesi. Sarà le ragazze di Mr. Ciufo disinnescare questa volontà. Verde in battuta, Salzano, mastodontico questo intervento, 9-6. Pallone che ha ingannato due avversarie, ancora in battuta verde, 9-6. Fontana, e questa volta non può nulla Pacassoni, 10-6. Un pallone che ammutolisce in questo caso. La battuta di Verde, Barboni, bella la sua schiacciata, Verde, dai e vai, gioca di precisione, questa volta è dentro, punto della giocatrice che veramente ha trovato una giornata altisonante. E a questo punto voglio dire una cosa, Aldo, secondo me ha fatto bene Trocciola, guardando la Verde di oggi, a scegliere di andare a giocare a Fondi, trovando più spazio in questo caso. Confermo quello che dici tu, Giuseppe, anche perché Rossella Verde, io lo ripeto, per me è una giocatrice che tranquillamente può fare la B1, perché l'energia che dà. La stessa cosa è Arianna Barboni, solo che oggi non è in giornata. Rosanna Trocci ha fatto bene perché, ecco, dare in prestito una giocatrice e farla crescere, comunque c'è un tornaconto da parte della società midunese. Fontana l'ha battuta, ora Vacca, Jenny, Iola da Caschia, c'è Ivan Diego Cicco, sfrutta il muro e trova il punto. Questo è, di solito si fa la schiacciata sulle mani esterne e poi la palla va fuori. Ha fatto così anche se non va più accentrato, per Midurno va bene. 12-7, ci sarà la battuta ancora di Colacicco. Qui Cimino prova a sorprendere, ma Mancini risponde presente. Ancora punto di Vacca che gioca col muro. Mancini, questa è un po' la stagione della consacrazione per lei, giovanissima, ma già chiamata a grandi obiettivi. Federici in campo, fuori Trocciola, fuori Pacassoni, dentro la numero 10, Alla. Marilena Alla ritorna in campo, Marcella Alla, scusate.
Intanto un punto che arriva per Fondi, cambiate le pedine da mister Savastano, 13-8, subito Marcella Alla in battuta. Tanto pallone che resta lì, Vacca ci arriva in qualche modo, Mancini, colpo di prestigio praticamente della difesa minturnese, ancora un pallone disperato, non ci arriva questa volta con la Cicco, i miracoli riescono ma due consecutivi sono difficili in alcuni casi, 13-9, ancora una volta Mancini ha dimostrato di essere un libero della lettera maiuscola. Il miglior libero del campionato di B2, classe 98, ha 16 anni, gioca in B2, Giuseppe, trovami altri giocatori della stessa età di Titti Mancini e della stessa tecnica. È difficile, lo troviamo nelle squadre come Volerocca Saldapazzi, però Titti Mancini veramente, per come sta andando l'andatura, veramente è il migliore in questo caso. 14-9, questo è il punteggio con Salzano che va in battuta, Gezioni Fontana, Cimino, Barboni, buono il suo colpo, verde, risponde presente, dai e vai, questa volta è il muro che è presente, libera Salzano, Petrella, Federici, Cimino, fase offensiva ottima per la numero 6, 14-10, pronta Trocciola a rientrare in campo, si chiude il cambio con Federici, giocatrice più difensiva Federici, spesso questa è una tecnica usata da Savastano, l'ha dimostrato quest'oggi più di una volta facendo ruotare le sue giocatrici. Bellissimo il colpo di Takai, lo fanno il Fondi, arriva il punto, Cimino alza troppo il compasso, 15-10, Takai in battuta, un punto per andare al riposo tecnico, vediamo se ci riuscirà Takai. Concederci questo stop, si aiuta con la banda a Petrella, arriva in tuffo sul pallone, Trocciola, poi con la Cicco, ancora Takai, Bacca, ancora Trocciola, Barboni, taglia il campo, palla fuori, 16-10, piccolo break. Si torna in campo per giocare l'ultima frazione di questo set, salvo poi ovviamente le chiamate da parte dei due mister. 16-10, questo è il punteggio di partenza, si arriva a 25. Yola Takai, da lei il via a questa frangente, pallone che spiove quasi a fil di rete, Barboni, Takai va a far volare, verde, bello il colpo ma il pallone è fuori, forse un po' troppo avanti il pallone per verde. Comunque è riuscito ad arrivarci la giocatrice ma non a sparare come voleva il pallone. E intanto arriva il punto, 17-10 per il Minturno. Aldo, cosa è successo? Ora c'è Yola Takai al servizio e... Aldo, io ti avevo chiesto cosa è successo, ti sei perso anche tu. Ora c'è Cimoli in palleggio. Va bene allora, pallone che sarà da giocare per il Minturno che porta a casa un altro punto. 18-10. Non ci ha dato ragguagli il più grande Aldo Conte. Il pallone è andato giù nel frattempo. 18-10. Pallone che sarà da giocare con Takai. Takai alza il pallone, poi bello questo tocco di verde, 19-10. Quando trovi una giocatrice in giornata sì, non puoi far altro che battergli le mani e disperarti. Se sei un avversario, 19-10 e fa bene Savastano a chiamare il time out. Un time out che serve alla Fondi per cercare il tutto e per tutto. 6-0 di parziale Giuseppe con Yola Takai che si conosce alla precisione sia nel palleggio sia nelle battute flotte. E veramente io la chiamo sempre la pittrice albanese perché
palleggia come se facesse un dipinto meglio di Picasso, bisogna dirlo, e anche la precisione, anche il fatto che è una persona che sa prendere anche per mano la situazione, ormai si è rafforzata anche a livello difensivo e chiaramente tu trovi una situazione vincente e continui così. Mi piace questa tua lettura della partita, visto che ti eri presentato oggi da avversario qui alla Pallaborrelli. Aldo, non memore dei tuoi fasti passati. Tanto il pallone va giù, 19-11, il pallone sarà da gestire allora per il Fondi che va con Barboni. Comunque sia, è stato fin qui un derby bellissimo. Sì, veramente bel derby, ma poi Giuseppe lo ripetiamo, stile in campo a livello di beach volley, passare e presente, quindi per il nostro colpo di carriera è solo un'ora, Ariana da una parte, poi Tiziana Mancini dall'altra. E poi abbiamo, ricordiamo, Valentina Colacicca e Iola Lagai, campione del beach volley e Turno Pondino, ora si acciara di Rosanna Trocciola. Da ricordare anche che Rosanna Trocciola è stata insieme a Alessandra Cargiulo, poi Simona Pezziero e Francesca Simeone a portare la pallavolo minturno nei campionati studenteschi e scuole medie a fare la fase nazionale, arrivare tra le prime 8 in Italia, è una cosa che non è mai successa prima. Questo va sempre onore, sempre al lavoro svolto dalla società cara al presidente Gino Simeone. Sono comunque tutte giocatrici che ora disputano la Serie B e hanno dimostrato nella carriera giovanile di poter essere di questo livello. 19-13, Barboni a guidare la rimonta, Fondana. Ha fatto bene il time out alla squadra di Savastano. Mancini, pallone di un soffio, rimane giocabile. Poi Vacca, Barboni per vie centrali, non riesce, imputato a trovare il punto. Poi Barboni interviene sul pallone ma non in maniera attiva. 20-13, Vacca in battuta, deve riallontanare il tentativo di rimonta. Adesso il minturno da parte del Fondi, ci proverà con Gianni Vacca in battuta, pallone a uscire, nulla a fare, troppo basso. Arriva il cambio, 20-14, Alla in campo, imputato, eccezione di Colacicco, Dacai, dai e vai tra le due, imputato dalla seconda linea Barboni, smorza Cargiulo, Dacai, bellissima verde, trova un altro corridoio, 21-14, e qui Savastano vuole dare direttiva alle sue per chiudere quella che è un'emorragia di punti su quel lato. Giuseppe, lo vogliamo dire, rossa la verde, quanti punti ha fatto? 24. Ha praticamente quasi vinto un set da sola. Esattamente, ma lo rivediamo, poi se ben ti ricordi nella gara contro l'Aprilia 3-2 fece 30 punti rossa la verde e 27 Barbara Giordano. Penso che in una squadra che è seconda in classifica e che lotta per il primo posto, credo che sia comunque una bella cosa. Chi è secondo in classifica? Ah, l'Aprilia, scusami Aldo. Giovalli Aprilia, secondo in classifica, prima abbiamo detto Alfieri Cagliari. Un minturno che si era perso nelle prime giornate ma che sta dimostrando una grande ripresa in questa parte di campionato. Ci ha messo tempo la squadra di Ciuffo per assaporare la vittoria, ma poi ha pian piano trovato il gusto e si è abituato a ciò. Adesso bisogna chiudere il set, 22-15. Contro questo Fondi che si è presentato veramente in grande stile quest'oggi al Pallaborrelli. Time out, Ciuffo chiama le sue. Ancora una volta Ciuffo chiama il time out e guarda caso del forse neanche voluto, ma c'era Trocciola in battuta dall'altra parte. Sì, perché lui la conosce bene, la conosco bene le compagne di squadra, magari vuole dare qualcosa, un po' di pulizia mentale, di freschezza mentale per come si riceve la palla. Rosanna anche conosce dall'altra parte, ma oggi praticamente abbiamo visto un minturno veramente a livello di ricezione che non ha fatto pecche tranne il set precedente. Poi con una rossella verde in questa maniera, Giuseppe, veramente è bello venire qua a Pallaborrelli a vedere la gara. Aldo, devo dire, con te di calcio non si può parlare, ma di pallavolo forse qualcosa ci si può scambiare di parola.
Vabbè, diciamo, è vero, ti do conferma. Intanto Trocciola, Dagai di Bagher, Rossella Verde, c'è Petrella di Bagher, ancora Cimoli, Sveva Fontana a schiacciare, Titti Mancini, inossidabile libero, Rossella Verde morbida, c'è Cimoli, ancora Petrella di Bagher, Rosanna Trocciola a schiacciare, ma è praticamente un regalo per il team indonese. Rossella Verde, ancora Petrella, Cimoli, vediamo che opta per Rosanna Trocciola. E ancora Mancini di Bagher, Valentina Colacicco e chiaramente ora c'è Arianna Barboni, Trocciola di potenza ma su Jenny Vacca, ancora Colacicco, si tende ora Giuseppe il morbido per cercare di far punto, infatti Colacicco altra parte a rischio, Barboni, Cimoli alla tenda una fase, ma Colacicco dice qua ci sono io e Rossella Verde a schiacciare, ancora Rosanna Trocciola, Cimoli in palleggio, Arianna Barboni la seconda linea contro Titti Mancini, applauso a Titti Mancini, palleggio di Cimoli, Marcella all'attenzione e vede un palla accompagnata. Complimenti alle due squadre perché hanno fatto vedere ottimi scambi. Penso che ora mi dai ragione sul fatto di Tiziana Mancini, è una 98 Giuseppe. Non ti ho mai dato torto Aldo, veramente. È una giocatrice che ne ho sottolineato la crescita e che veramente può concedersi ancora un ampio margine di miglioramento. Verde, il suo pallone riceve Trocciola, 23-15, Barboni nella seconda linea, ancora Verde, risponde negativo, poi da Kai, un muro che fa sussultare il palazzetto, 24-15. 24-15, può chiudere il minturno con quella che è stata forse la giocatrice più in palla di oggi, Rossella Verde. Eccezione di Barboni, c'è il punto. Vince il minturno 25-15, un derby bellissimo, un derby vinto dalle minturnesi. Può festeggiare la squadra di Ciufo, complimenti alle due formazioni. Complimenti alle due squadre, è stato Giuseppe vero derby e ora ci sarà due giorni di riposo e da diciamo martedì bisogna preparare queste due partite, Minturno andrà a Sabatia e praticamente Fondi riceverà la seconda della classe. Comunque abbiamo visto Giuseppe il Golfo di Gaeta oggi che con le sue stelle giovanili sono riuscite tra virgolette a emozionare il pubblico. Mister Savastano, è stato un bellissimo derby che ha fatto onore alla pallavolo del Sud Pontino. Sicuramente sì, molto merito più del Minturno che il nostro. A livello di gioco loro sono state più brave, hanno fatto tutto molto meglio di noi e giustamente alla fine hanno meritato il successo in pieno senza nessuna recriminazione. È stato giusto così e giustamente la pallavolo alla fine premia chi gioca meglio e chi si in mezzo al campo dà qualche cosina in più e il Minturno l'ha dato rispetto a noi, sicuramente l'ha dato, sono state veramente brave, complimenti a loro, complimenti all'allenatore che ovviamente l'ha supportato bene, le ha allenate bene non solo in questa settimana ma dall'inizio e sono uscite da qualche infortunio o roba varia a rimettersi in carreggiata e stanno dimostrando quello che in realtà è la loro squadra, compatta, coesa e tignosa. Un Fondi che comunque sta disputando un discreto campionato, 12 punti in classifica per una neopromossa a questo punto della stagione sono un bel bottino. Indubbiamente, meno male che ci stanno perché adesso stavano tutti incontri difficili, in realtà si sono resi difficili e la seconda partita che perdiamo, ovviamente non c'è, cioè, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi non ci dobbiamo né demoralizzare né andare giù, bisogna accettare le vittorie e bisogna con rammarico accetta anche le sconfitte, purtroppo è così, lo sport è questo, se vince o se perde e quello è il bello dello sport. Quindi l'importante è divertirsi. L'importante è avere la passione e divertirsi, questo è sicuro. Prossima gara arriva l'aprile, un'altra formazione pontina e un'altra formazione che sta andando bene in classifica. Penso che il Giovolle insieme all'Alfieri saranno sicuramente, io dico al 100%, le squadre che arriveranno prima e seconda, ma tra chi arriverà prima e chi arriverà seconda non si sa.
però ovviamente sicuramente loro si giocano il campionato. Noi ci giochiamo la salvezza, starà chi si giocherà il terzo posto, e spero che il Minturno sia una di queste che si possa candidare per il terzo posto sicuramente. Rossella Verde, non serve il trucco per una partita che è stata veramente maiuscola. In pratica un set l'hai vinto da sola, 25 punti al referto, anzi qualcosa in più. No, vabbè, diciamo che la pallavolo si gioca in 6, quindi tutte hanno contribuito alla vittoria. Una bella vittoria, direi, no? In forma in questo momento, il Minturno è partito come un diesel, piano piano adesso si sta abituando alla vittoria. Sì, per fortuna. Purtroppo ci è capitato un girone un po' difficile, le prime 6 partite erano tutte abbastanza complicate, però ci stiamo riprendendo, insomma. Il gruppo è compatto, si scherza, ma non bisogna tralasciare i prossimi impegni. La prossima ci sarà Sabaudia, una squadra che è in alta classifica. Assolutamente, no, noi siamo un gruppo affiatato, ridiamo, scherziamo, ma lavoriamo anche sodo. Mister Roberto Ciufo, il Minturno si è abituato a vincere ed ha vinto un derby bellissimo. Sono parzialmente d'accordo, penso che i ragazzi non abbiano dato il massimo, hanno dato il massimo dalla parte del coraggio, del cuore, dell'agonismo. Tecnicamente noi siamo nettamente superiori a loro e dovevamo dimostrarlo in modo schiacciante. Questo non è successo e un pochino mi rammarica, perché mi sarebbe piaciuto dimostrare veramente qual è la nostra forza. Non è stato possibile, abbiamo vinto comunque, sono contento a metà. Qualche settimana fa ero un po' dubbioso, quando lei rispondeva alle interviste mi diceva questo non è il Minturno deve uscire, benché vedevamo al nostro parere delle belle prestazioni. Se questi sono i margini, Roberto Ciufo sta lavorando bene ma deve lavorare ancora. Tantissimo, io credo che queste ragazze sono capaci di cose nettamente superiori a quello che hanno fatto vedere questa sera, ma tutte, non mi va di escludere nessuna, perché sono un pochino tutte sottostimate. Io credo che il lavoro che loro fanno in settimana è encomiabile, perché le ragazze vengono tutte le sere qui ad allenarsi, a buttare il sudore. E poi piano piano si stanno avvicinando a quello che è il loro, secondo me, margine positivo. Però posso assicurare che io in settimana vedo cose importanti e che il sabato facciamo fatica a tirare fuori. Prossima giornata ci sarà un altro derby, si va contro il Sabaudia, che non è la squadra dello scorso anno, ma è una squadra che sta in alto in classifica. Un altro in classifica non lo so, francamente la classifica stiamo guardando poco la classifica, perché quello che ci preoccupa è la nostra crescita, quindi incontrare ad esempio il Fondi che 2 settimane fa era terzo in classifica, io credo che la classifica... No, assolutamente no, ci sono, io credo, tre squadre molto attrezzate, molto più delle altre. E poi dietro c'è una serie di squadre che lotteranno per salvarsi e per stare a metà classifica. Noi facciamo parte di queste altre squadre, insomma. Troveremo uno sponsor per la barba di Migliaccio? Migliaccio, sì, magari. Io, insomma, colgo l'occasione per ringraziare tutti questi ragazzi che veramente fanno un grosso lavoro. Cioè, diciamo la verità, c'è uno staff tecnico dietro Roberto Ciufo che si dà da fare tutti i giorni, 7 giorni su 7. Allora, orgoglioso veramente di far parte di questo staff, nulla da dire, sono la nostra società, società di alto livello, e si vede qui, la differenza con le altre società, non fatemi dire, insomma, chi che in campagna acquisti fanno gli scherzetti, insomma, per sottrarre giocatrici alle società amiche, tra virgolette, insomma, cose che poi lasciano il tempo che trovano. La pallavolo Minturno è una storia, e nessuno può dire qualcosa di negativo. Le altre squadre dimostrano anno per anno e giorno per giorno quello che valgono. Questa vittoria un pochino dimostra chi lavora onestamente e chi forse non lo fa.
lasciandola con una frase finale: solo il campo è degno giudice. Grazie mister. Ciao, grazie.